in un mio nuovo video. Come richiesto da Alessia, oggi parleremo dell'estasi di Santa Teresa d'Avila di Gian Lorenzo Bernini, ma prima diamo uno sguardo veloce alla vita di quest'autore. Gian Lorenzo Bernini nasce nel 1598 e muore nel 1680. Egli è un interprete dell'arte barocca che lavorò per numerosi papi. Se volete maggiori informazioni, visitate il video del Ratto di Proserpina, dove vi racconto la vita di quest'autore. L'Estasi di Santa Teresa è un'opera realizzata tra il 1647 e il 1653, che attualmente si trova nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma. L'opera prende un brano dell'autobiografia di Santa Teresa d'Avila e fu commissionata dalla famiglia Cornaro. Questo è possibile osservarlo dalla presenza laterale di alcuni palchetti realizzati dal Bernini con raffiguranti i membri di questa famiglia. Possiamo osservare che l'opera raffiguri un angelo con un dardo in mano mentre sta trafiggendo la salda. È possibile osservare come Bernini in quest'opera fonde insieme scultura, pittura, architettura e decorazione, grazie all'uso sapiente della luce e della scenografia. Egli infatti amplia il transetto e fa in modo che una luce provenga dall'alto. Secondo lo psicologo Enzo Bonaventura, quest'opera ha un richiamo con le opere di figurazione greca. Secondo altri, quest'opera è un richiamo ad altre esperienze mistiche, come per esempio quella di Caterina Fieschi Adorno. L'opera ebbe un grande successo, non soltanto tra i contemporanei, ma anche nelle epoche successive. Infatti, nel 1923, Pietro Mascagni compose una lirica per orchestra dal titolo Contemplando la Santa Teresa d'Avila, che potete sentire in sottofondo. Il video finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Esce un nuovo video ogni mercoledì alle ore 21. Se avete qualche domanda o se volete suggerirmi un'opera, scrivetemela qui sotto nei commenti.